Ciao a tutti, sono Nese. Oggi sono qui con voi per un'altra puntata della serie di Pasqua. E oggi apriremo ben due cose, cioè altri ovetti di Super Mario, perché mi è piaciuta tanto la serie, quindi spero di trovare nuovi personaggi. Seppure trovassi altri personaggi, li metterei appunto sulle chiavi senza paura che si rovinino, perché essendo stampato il viso potrebbe cancellarsi. E quindi questi di Super Mario. E poi ho quest'altro uovo, che ora ve lo farò vedere meglio dopo. E è questo qua della Bauli perché, non so, uno della Bauli lo voglio comunque comprare ogni anno. E questo sembra carino perché ci sono dei peluche portachiave all'interno. E quindi dopo lo vedremo. Intanto apriamo questi. Ve li ho fatti già vedere in un altro video. Questa è la scatola, velocemente. E i personaggi sono questi qui che potete vedere di Super Mario. E in più ci sono anche questi qui che potete trovare. Ora lo apro e arrivo. Allora, eccoli qui. Apriamo uno per uno, dopo i successivi li aprirò già così mi porto avanti con i tempi. Che carina, abbiamo trovato Peach! È troppo carina, non è uno dei miei personaggi preferiti, però sicuramente è carinissima. Guardate che pucciosa che è. Io ancora non ho imparato a aprirli, se qualcuno di voi lo sa nei commenti me lo dica perché non so come si tira su la testa. Comunque. I vari personaggi li troviamo in questa checklist. Eccoli qui. Ve li ho già fatti vedere la scorsa volta. Quindi abbiamo la nostra Peach, la principessa Peach. E ora vediamo questi altri. Questo qui. Vediamo chi è. Ah, questo è uno dei personaggi che cambiano colore, credo. Credo, ora vediamo. Eccolo qui. Forse non cambia colore. Comunque dietro c'è una fessura, potete usarli sempre come portachiavi. Allora, vediamo un po' dove è finita la checklist. Eccola. Si illuminano al buio? Forse? Sembrerebbe di sì. Credo. O cambiano colore al buio, non so. Comunque, questo personaggio qui. Poi. Qua. No, vabbè, hanno messo due Peach in una scatola. Non c'è, assurdo. Vabbè, comunque lo metto come portachiavi, almeno uno lo posso usare. E quindi niente, eccola di nuovo. Però dai, non dovrebbero metterli uguali nella stessa scatola. Comunque, è una nuova rispetto a quelli dello scorso video e una la uso molto volentieri come portachiavi perché è troppo pucciosa e rosa. E sapete che adoro il rosa, quindi perfetto. Poi, questo. Questo è metallico. Che bello! E c'è anche un cordino per il portachiavi. Ora lo metto. Allora, praticamente ci sono delle faccine da, credo, nascondere all'interno del pupazzetto. Tipo così, se ho capito bene. Poi lo chiudete e non so quale ne sia l'utilità. Però vabbè, le lascio fuori, tanto non ci faccio niente. E è molto carino comunque, è metallico fucsia, quindi molto bello. E c'è questo cordino. Bene, ora passiamo al nostro uovo. Lo faccio vedere velocemente. Scusate se tremolerà un po' l'immagine, ma è grosso. Ci sono tutti questi carinissimi animaletti pucciosi. E non so quanti siano i peluche in totale, ma qui ce ne sono tre. E sicuramente Cinzia di Fairy Ship, insomma, sarebbe contenta di trovare la pecora. Ecco qua l'uovo. Ora lo apro e arrivo. Eccolo qui. Ho creato un buchino perché altrimenti avrei potuto avere delle difficoltà. E vediamo subito chi troviamo. Sì, no, non ci credo. Che carina! Credo sia una tartarughina. Sì! Voi dovete sapere che io adoro le tartarughe. Ve la faccio vedere meglio poi perché ho avuto una tartarughina in passato e io le adoro. Eccola qui, ora l'apriamo insieme. Sono troppo contenta, non poteva capitarmene uno migliore. Che carina! Ha qui un anello, un'ansa per metterlo come portachiavi. E ha questi occhietti tristi, che carina! Troppo pucciosa. Gli animaletti tristi sono carini. E
niente, è molto soffice e pelucciosa. E troppo dolce, veramente. Sono contentissima della tartaruga. Yeah! Quindi, oggi abbiamo trovato tutti i portachiavi. È vero, sì, tutti i portachiavi. Eccoli qui. C'è il mio riflesso qui. Ciao! Allora, eccola qua. Che puccia! Quindi, niente, vi consiglio questo. Wow, è molto carino. Quanto l'avevo pagato? 7 o 8 euro, non mi ricordo. Però è molto carino. È della Bauli, quindi ottimo cioccolato. Le sorprese sono molto carine. Questi, ecco, a parte il fatto che ne hanno messi due uguali nella stessa confezione, sono tutti e quattro molto carini e uno sicuramente lo metto come portachiavi. Che puccia! Quello di Frozen ancora non, appunto, l'avrete visto nell'altro video e avete visto anche quello di Inside Out. Comunque li trovate tutti sul canale e un'altra apertura di questi di Super Mario. La scorsa volta non li avevo trovati doppi, quindi state tranquilli. E niente, io spero che vi sia piaciuto questo video. Vi ricordo che non vi consiglio molto quello di Frozen perché è un po' troppo alto il prezzo per la sorpresa che si può trovare. Questo e quello di, invece di Inside Out ve li consiglio molto perché sono decisamente carini. Il prezzo è molto più abbordabile, quell'altro costava 5,90 mi sembra. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, iscrivetevi al mio canale. Ho finito questo periodo di Pasqua, credo che farò un giveaway. E niente, e se andrò a Romix, spero di farvi un video, insomma, degli acquisti a Romix presto. E niente, vi mando un bacione e vi ringrazio ancora tanto. E ci salutiamo. Ciao ciao!